io sono andato 10 buonasera, ben arrivati. Questa sera un viaggio molto speciale. Stiamo percorrendo in questi giorni, abbiamo seguito vari appuntamenti di Reading the Sound, viaggio tra ritmo e parole. Questa sera il viaggio è in compagnia di Dante, dedicato a Dante, e questo lavoro di oggi l'abbiamo fatto in collaborazione con l'associazione Voci Lontane e Voci Sorelle, che ha un festival internazionale importante, e ci siamo congiunti nel percorso. Quindi abbiamo fatto le nostre presentazioni con musica e letture, quindi performative, in collaborazione con il festival di Vittorio Biagini. Vi ringrazio per essere qui, gli ospiti sono numerosissimi, vedo Saccardi, Carrai, tantissimi, e abbiamo le musiche dal vivo di Nicola Genovese. Ecco, buon viaggio e buon ascolto. Grazie Vittorio. Grazie Stefania, grazie per la collaborazione che non è di oggi, è di lunga data e a cui teniamo particolarmente. Io non mi dilungherò, cioè non ruberò tempo. Volevo solo sottolineare che seguiremo un ordine non cronologico. Partiremo da Dante, e quindi Severino Saccardi ci dirà qualcosa su questo bellissimo numero della storica e gloriosa e cara rivista Testimonianze, che lui dirige da anni, come tutti sanno. Quindi. Dopodiché Stefano Carrai ci dirà qualcosa, giusto qualcosa, delle tantissime cose che lui sa su Dante. Questo è il nucleo un pochettino, però il nostro non è un discorso su Dante, è un discorso a partire da o intorno a Dante, è un discorso sul viaggio. C'è un viaggio archetipico, tipico, è quello, però ci sono tanti altri viaggi nella letteratura. C'è una modalità di andare che è pari a quella, diciamo, che ha pari forza di quella di ripetere e di ritornare, no? E quindi il viaggio è senz'altro uno dei nostri respiri fondamentali, anche perché ripete il ritmo del respiro. Allora, nell'ordine avremo appunto Dante con Saccardi e con Stefano Carrai, dopodiché faremo un salto indietro, i viaggi nell'antichità con qualcosa dei viaggi, ovviamente, sempre qualcosa, chiaramente. Noi dobbiamo essere, diciamo, leggeri, perché non abbiamo tempo, senza essere futili, cosa difficilissima. Con Maria Beatrice, ma riuscirà. È la nostra scommessa. Con Maria Beatrice De Castri ci parlerà dell'antichità classica, e Francesco Stella ci dirà qualcosa invece dell'antichità del Medioevo. Dopodiché io passerei al romanticismo con Brenda Poster, che ci parlerà di Coleridge, con Susanna Amati, Maria Cristina Lombardi, parleranno di Nietzsche, di un autore svedese dell'Ottocento, perdonami, non mi ricordo il nome, poi ce lo dice lei, e infine concluderà Michela Landi, in maniera del tutto fuori dalla cronologia, con Rimbaud, perché io considero Rimbaud il più attuale di tutti, e quindi mi sembra, concludere con l'attualità mi sembra che vada bene. Allora, la parola a Severino. Grazie, buonasera a tutti, grazie a Vittorio Biagini, grazie a Stefania Costa, grazie agli amici che hanno organizzato questa serata, e dopotutto è un piccolo evento anche ritrovarsi in presenza, no? Qui insomma siamo all'aria aperta, siamo in un bel posto, ma insomma intanto c'è un dato: in tutti questi mesi così difficili il mondo della cultura, le riviste non si sono arrese. C'è stata tutta la storia delle videoconferenze, c'è stato per quello che riguarda la nostra rivista, la rivista è continuata a uscire. Ora stiamo provando a riparlarci faccia a faccia. La prima domanda che si potrebbe forse porre, ma perché
una rivista come Testimonianze, fondata, come sapete, da padre Ernesto Balducci tanti anni fa ormai. Di padre Ernesto Balducci, tra l'altro, ricorre tra l'anno prossimo il centenario della nascita, ci sarà un modo per ricordarlo non retoricamente, in maniera non celebrativa. Perché una rivista che si occupa di pace, diritti umani, questioni internazionali, improvvisamente si mette a parlare di Dante? Può sembrare una scelta strana, una scelta inusuale, ma intanto perché Testimonianze ha in senso lato una rivista umanistica, e già abbiamo avuto l'ardire di confrontarci con il tema della poesia con un volume che ha avuto una buona accoglienza, intitolato Con gli occhi dei poeti. E poi è una rivista umanistica, una rivista che ha una diffusione nazionale, ma è una rivista fiorentina. E come viene sottolineato nel nostro volume dal presidente della regione Giani, dal sindaco Nardella, da Cristina Giachi, di Dante va sottolineata senza dubbio la fiorentinità. D'altra parte viene detto Dante viene da una terra e viene ricordato in una terra in cui ogni giorno è il giorno del poeta, anche a livello del popolo, per così dire. Certo, di Dante va ricordata la fiorentinità, va ricordata l'italianità, ne parla Valdospini, per esempio, nel nostro volume. Italianità, naturalmente, come ricostruisce anche Ferroni, che è un'italianità non in senso politico, ma in senso culturale. Ci sono i luoghi, c'è il dare respiro nuovo a una lingua che viene dal popolo, c'è l'Italia di Dante. Ma Dante, come nel volume viene puntualizzato, non si capisce senza il tema. Ecco, anche questo è un viaggio, stando alle questioni che affrontiamo stasera, senza il tema dello strappo, della sofferenza e dell'esilio. E infatti nel volume è dato ampio spazio alla Romagna, ci sono amici romagnoli, Degno Derni, Manuela Racci, che hanno scritto proprio di questa terra, che è terra in cui sa di sale lo pane altrui, in cui si vive appunto la nostalgia di una patria che non si rivedrà più, ma che è anche la terra dell'accoglienza e poi del riposo. Quindi è il confronto con l'altro. Di questo ne avevamo già parlato in un altro volume di Testimonianze, dedicato per l'appunto alle figure dell'esilio, all'importanza delle figure dell'esilio, a proposito appunto di viaggi forzati in questo caso. E poi, come recita il titolo, Dante quando la poesia si fa universale. Dante è fiorentino, è italiano, ma la poesia di Dante è una poesia che ha echi universali, e infatti tutta una sezione è dedicata agli echi danteschi nel mondo. Naturalmente c'è una questione però di fondo, che con cui tanti amici che hanno contribuito, Stefano Carrai, che è qui accanto a me, che ha scritto un bel saggio sul rapporto di Dante con gli autori classici, del rapporto fra la Divina Commedia e le altre opere di Dante. Ma il tema di fondo è, a parte le celebrazioni retoriche, perché siamo ancora qui a parlare di Dante? E perché Dante ci parla ancora? Sergio Givone nel volume dà una risposta che mi sembra centri il cuore della questione. Da un certo punto di vista Dante è pienamente inattuale. L'aveva già scritto benissimo Sapegna, è un uomo del Medioevo, ragiona con le categorie del Medioevo, vede l'aldilà secondo le convinzioni teologiche del Medioevo, ma da un altro punto di vista fa, potremmo dire, un'operazione umana, culturale e soprattutto naturalmente poetica, con la sua musicalità, che parla anche a noi contemporanei, fa questo viaggio che è sì un viaggio nell'aldilà, e questo già è notevole perché, come sottolinea
Don Andrea Bigalli oggi con i temi ultimi, tutti credenti e non credenti, non abbiamo più il coraggio di confrontarci. Non esiste più la mortalità, sembriamo tutti eterni, poi ci dobbiamo scontrare con la nostra finitezza e con la durezza della realtà. Ma soprattutto Dante fa un viaggio nella sua anima. Sarebbe anacronistico accostarlo a Jung, a tanti autori della cultura contemporanea, ma questo fa, scende, cade e cerca di risalire, cerca l'aiuto anche per risalire. Virgilio, Beatrice, la Vergine, c'è, come scrive Marina Calloni nel volume, per esempio, c'è un ruolo della donna anche che è inusuale. E questo è Dante. E soprattutto, e queste sono anche le considerazioni, Vittorio, rassicurati, che mi portano verso le conclusioni, nel volume viene sottolineato come Dante, poeta toscano, poeta italiano, poeta delle nostre terre, poeta del Medioevo, abbia saputo parlare alle culture di tutto il mondo. Nel volume ci sono scritti di autrici, di due giovani autrici degli Stati Uniti, che scrivono di come Dante si ritrovi nell'Omeros di Derek Walcott, la poesia caraibica. Non si capisce Derek Walcott senza Dante. Borges, il grande Borges, che appunto andava cieco alla sua biblioteca nazionale e che dice: Dante è il vertice delle culture umane. L'eco che Dante ha avuto nella grande cultura russa, Brodsky, Osip Mandelstam. C'è Lorenzo Amato, che tra l'altro io sono orgoglioso perché è stato mio alunno e che ora vive in Giappone, parla dell'influsso di Dante sui pittori giapponesi, che usano il suo inferno per parlare dell'inferno della società contemporanea. E poi racconta anche di come Eino Leino, un grande letterato finlandese, abbia lavorato in maniera forsennata per adattare la commedia a una lingua totalmente estranea al ceppo neolatino. Ecco, anche questo è Dante. Naturalmente, lasciatemi dire una cosa curiosa, Dante ha provocato tanto amore, ma mica solo. Per esempio, Matteo Cataluccio racconta questa curiosa vicenda di Witold Gombrowicz. Gombrowicz, grande scrittore e intellettuale polacco, che a un certo punto legge la commedia e scrive appunto un suo libretto sulla commedia in cui dice che la Divina Commedia è priva di pietà. Tutta questa gente all'inferno, è scritta in stato di peccato mortale. Io l'avrei scritta diversamente. Ungaretti ha tra le mani il libretto di Gombrowicz e comincia a urlare e lo strappa e lo calpesta e dice: datemi quel polacco che ha osato scrivere queste cose di Dante. Ecco, questo sono anche gli echi danteschi che ci sono naturalmente anche nella cultura italiana. Qui c'è Rosalba De Filippis che ha scritto su Caproni, il Dante esplicito e implicito in Caproni. Ci sono tanti echi. Naturalmente Dante non è solo un'icona pop, come dice Ferroni. Dante va letto e va riletto per capirlo da questo punto di vista. E vado a chiudere su queste parole di Osip Mandelstam. Osip Mandelstam, che è stato un grande poeta russo, che è finito che ha finito la sua vita nel gulag staliniano. Dice Mandelstam nel suo bellissimo scritto, che è la quarta prosa dedicato a Dante in parte: sarebbe un grave errore vedere il poema dantesco come una narrazione monocorde. Ecco, qui c'è il tema della musicalità di Dante, un canto fermo che si snodi su un solo filo, assai prima di Bach, quando non si fabbricavano ancora organi monumentali ma solo modestissimi prototipi, embrioni del futuro portento, quando la cetra accompagnata dalla voce umana era ancora lo strumento principe. Dante seppe costruire nello spazio verbale un organo smisurato e potente,
sul quale era già in grado di sbizzarrirci usando tutti i registri possibili, soffiando sui mantici, facendo urlare e tubare tutte le canne. Ecco, Dante, se riletto attentamente, è forse una scossa e un balsamo per l'anima, anche per gli uomini e per le donne del nostro tempo. Grazie mille, grazie. Grazie a Severino Saccardi per questa bellissima introduzione. Ecco, adesso la parola a Stefano Carrai. Ora io non sto a fare le presentazioni accademiche. Stefano Carrai a luce propria e quindi... Ecco. Ma funziona? Sì? Bene, buonasera a tutti. Allora, intanto... Grazie, allora riprendiamo Stefano. Allora, buonasera a tutti. Ora, la parola dopo la musica non può che sfigurare, questo si sa. Comunque, sono molto contento di partecipare a questa serata e quindi ringrazio dell'invito a tornare appunto a partecipare a questa importante manifestazione che Vittorio e altri organizzano appunto nel mese di settembre. E vorrei anche riagganciarmi a quello che ha appena detto Severino Saccardi per ricordare forse un'altra cosa, che Dante è stato anche uno dei primi teorici della pace. Questo è un altro tema importantissimo, perché insomma ci sono altri autori in quel periodo. Marsilio da Padova scrive il Defensor Pacis, però Dante con la forza che è sua ha proprio affrontato il tema della pace in un'Italia naturalmente che era piena di guerre. Sì, un uomo di parte e di fazione. Certo, però il tema della pace dopo appunto l'esilio è stato fondamentale per lui, quindi questo è un altro elemento che è importante ricordare anche per una sua inattualità attuale, no? Ma vengo al tema del viaggio, che è quello che appunto lega tutti i nostri interventi stasera, e naturalmente Dante e Omero sono autori fondativi per questo tema. Ma io vorrei partire piuttosto da un discorso generale, perché c'è un bel saggio di Maria Corti, che in Audi non ripubblica più purtroppo, che si intitola Il viaggio testuale, che ha delle osservazioni molto brillanti e direi insomma introduttive proprio al tema del viaggio in letteratura. E scrive a un certo punto: facendosi la parola viaggio immagine e metafora di un processo sia creativo sia critico, essa, al di là della nozione di percorso, può significare l'inaspettato, un senso originario delle cose, direzione, deviazione,
nomadismo della penna o tutte queste cose insieme, eccetera eccetera. E di viaggi con relative avventure in letteratura ce ne sono molti, con mete raggiungibili e irraggiungibili. C'è il viaggio dell'autore verso il testo e quello del testo verso il profondo della propria legge costruttiva, e poi viaggio di ogni lettore nel testo e del testo nella realtà o nella storia. E questo mi sembra molto giusto per dire che il viaggio, il tema del viaggio, anche la figura, l'immagine del viaggio, sono proprio costitutivi della scrittura, della letteratura. E naturalmente poi questo va applicato ai vari viaggi testuali, ai singoli viaggi testuali, di cui certamente quello di Dante è tra i più entusiasmanti, tra i più seduttivi, perché chiaramente la commedia si può leggere in tanti modi, si può vedere come un'enciclopedia dei peccati e delle virtù, si può vedere come un affresco della spiritualità medievale, oppure come anche il riflesso appunto di quelle lotte dell'Italia del tempo che Dante ha anche subito, di cui è stato anche vittima. Quindi ci sono tanti modi, però è certo che viene concepita, costruita come un racconto di viaggio. Certo, un racconto di viaggio un po' particolare, perché è un viaggio nell'aldilà, un viaggio nell'aldilà. E Dante sicuramente aveva nella memoria altre visioni medievali di monaci che appunto raccontano di essere stati all'inferno, di aver visto appunto le anime dannate, scuoiate, bruciate dai diavoli. E questi erano racconti che servivano in gran parte ai predicatori per terrorizzare l'uditorio e tentare di indurre appunto alla bontà, al buon comportamento i cristiani. Questi viaggi visionari appunto di stampo cristiano non sono quelli che più hanno condizionato la sua immaginazione, perché è chiaro che, ora non perché io ho scritto il saggio su Dante e i classici, ma è chiaro che Dante si misura con Virgilio e con gli altri grandi poeti che immagina di incontrare nel limbo, nel quarto canto dell'inferno. Un riflesso di questo termine di confronto è anche il fatto che Dante fa il viaggio, perché intendiamoci, per noi è una visione, un viaggio immaginario, ma lui lo presenta come un viaggio fatto davvero attraverso inferno, purgatorio e paradiso, e fatto, cosa veramente sensazionale, con il proprio corpo vivo. Quindi non è solo un viaggio dell'anima, ma è un viaggio dell'anima che però porta con sé il corpo, perché è il viaggio di un vivo che attraversa il regno dei morti e è quello che per il cristiano è il regno della vera vita, cioè il paradiso, per riportare un messaggio catartico, un messaggio di salvezza alla cristianità. Ora, questo intento realistico del viaggio, nel racconto del viaggio fatto, è sottolineato da tanti critici, ma io voglio rifarmi in particolare a un saggio di Cesare Segre che enuclea, direi, tre elementi fondativi di questo racconto di viaggio. Il primo è l'attenzione del poeta, dell'autore, alla segmentazione verisimile del viaggio in tappe, cioè Dante spezza il suo racconto in tante tappe proprio perché sia ancora più realistico, verisimile, dice Segre. Questo è un primo dato importante. Poi, secondo dato, che ho già in parte anticipato, l'insistenza sulla corporeità dell'autore personaggio, quello che fa il viaggio, come la stanchezza, gli occhi che si chiudono, l'incoscienza quando Dante sviene,
e la sensibilità fantastica del sonno, il sogno, il trasporto del dormiente in sogno, che però poi si ritrova in un altro luogo. Quindi c'è tutto salvo il bisogno di nutrirsi, che effettivamente non c'è, perché Dante non fa mai parola di come si è alimentato nell'aldilà. Dando forse per scontato, dice sempre Segre, che questa alimentazione sia sostituita da sussidi sovrannaturali. Ma poi c'è un terzo elemento, che è quello dell'incontro. Il viaggio è scandito, oltre che da una serie di tappe, oltre che da questa stanchezza che via via si ripropone, è scandito anche dagli incontri, incontri che si susseguono continuamente. Viene da pensare a un altro grande racconto di viaggio, Il giro del mondo in 80 giorni di Verne, dove anche lì il viaggio va avanti a forza di passare da un incontro a un altro da parte del protagonista. Ed è un po' così anche nella Divina Commedia. E questo tema dell'incontro è fondamentale perché, appunto, dice Segre, che attraverso questi incontri Dante si fa impartire una serie di nozioni. La faccio troppo lunga, cerco di essere più conciso possibile, però questo imparare attraverso gli incontri nell'aldilà con anime defunte o beate, questo imparare fa sì che ci sia un'evoluzione della psicologia, della configurazione del personaggio protagonista, che parte essendo immerso nel peccato e via via evolve nella sua consapevolezza sempre maggiore della redenzione, fino a diventare capace di poter guardare, grazie anche alla compagnia dell'anima beata di Beatrice, poter guardare direttamente la luce suprema, abbagliante di Dio. E questa evoluzione del personaggio protagonista va di pari passo con l'evoluzione del paesaggio. Se ci pensate bene, nell'inferno noi abbiamo un paesaggio, non un paesaggio, perché è tutto buio, ogni tanto c'è qualche fiamma che fa intravedere qualche roccia, ma è un paesaggio inospite, ruvido, respingente. Poi ritorna la luce quando, appunto, Dante esce fuori dalla terra e comincia a salire la montagna del Purgatorio, e lì il paesaggio è un paesaggio montagnoso, montuoso, vero? Finché Dante arriva alla cima della montagna ed entra in quel giardino delle delizie, quel meraviglioso paradiso terrestre che è appunto una foresta incantata, e poi di lì si torna di nuovo a un paesaggio, non paesaggio, perché dopo il paradiso è tutta luce, una luce sempre più forte, sempre più abbagliante, ma solo luce, non si vede altro. Chiudo dicendo che questa impostazione del racconto come un racconto di viaggio c'è fin da quella terzina celeberrima dell'inizio: nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Ecco, c'è lo smarrimento del cammino giusto, della via giusta. C'è questo bosco buio, che naturalmente rappresenta lo sprofondare nel peccato, e c'è però anche l'indicazione dell'età del protagonista, i 35 anni canonici della metà della vita, che appunto preludono a un cammino di riscatto e di salvezza. E adesso io non posso approfittare, quindi chiudo qui, però gli elementi proprio del realismo dantesco fanno sì, per esempio, un'altra trovata straordinaria, che quando si arriva a salire le varie cornici del Purgatorio, Virgilio, che non c'è mai stato, perché Virgilio è anima del limbo e già un'altra volta aveva fatto il cammino nell'inferno,
ma nel purgatorio non c'è mai stato e quindi non sa come si fa a salire da una cornice all'altra. Quando incontrano delle anime penitenti, Virgilio dice: scusate, ci sapete indicare il cammino? Allora quelli dicono: guarda, di lì c'è un sentierino che ti consente di salire faticosamente, ma insomma ci si fa. Quindi proprio il gusto di Dante di raccontare un viaggio facendolo sembrare vero. E questa, qui c'è tutta l'arte, tutta la grandezza naturalmente di un poeta che noi giustamente consideriamo il più grande poeta di tutti i tempi in Italia, però non dimentichiamo, non dovremmo dimenticare che non era solo un grandissimo poeta, era anche uno straordinario narratore, perché il poema è non solo, diciamo, quella collana di momenti sublimi di poesia, ma anche un grande racconto scritto da un narratore sottile e abilissimo. Grazie, grazie dell'attenzione. Allora, mentre ringrazio di nuovo Severino Saccardi e Stefano Carrai, ricordo che è a disposizione la rivista Testimonianze, si può acquistare a un prezzo di favore, di occasione. Ecco, io prego di salire appunto ai Maria Beatrice De Castri e Francesco Stella. Prego, accomodatevi. Accomodatevi come preferite, c'è anche un leggio volendo, ma insomma. Ecco, e quindi inizierei appunto con la Maria Beatrice De Castri, che ci parlerà del mondo classico, evocherà insomma qualcosa del mondo classico, come preferisci. Ora parlo da qui, poi magari un pezzetto dell'Odissea lo leggo al leggio, perché insomma merita, secondo me. Allora, chiaramente parlare del viaggio nel mondo antico vuol dire scomodare praticamente quasi tutta la letteratura greca e latina, compito che naturalmente io non posso svolgere qui. Che l'Odissea sia per noi uno degli archetipi di tutti i viaggi è fin banale dirlo, così come è banale ribadire la centralità del tema del viaggio, che sia reale, inventato o metaforico, nel mondo antico. Naturalmente il viaggio per antonomasia è il viaggio per mare, mentre invece il viaggio di Dante è un viaggio che è per terra, sottoterra o naturalmente nell'aria, sempre più rarefatta, fino all'immaterialità dell'Empireo. Ecco, però non dobbiamo dimenticare che nella civiltà greca il rapporto con il viaggio, sia nell'immaginario letterario, ma anche naturalmente nella percezione reale dell'esperienza, in un'epoca in cui si attraversa un Mediterraneo naturalmente poroso, ricco di scambi, di intersezioni. Ecco, io tutte le volte che leggo appunto anche le pagine di cui presenterò qualche campione, mi viene ovviamente da pensare anche all'oggi, no? Invece a questo Mediterraneo, come dire, che invece purtroppo non è un luogo di scambio, ma un luogo di chiusura e anche di morte. Allora, dicevo, questo viaggio è soggetto però ad un'ambivalenza, perché è un potente generatore di emozioni, è uno strumento insostituibile di conoscenza, pensiamo ai viaggi di Erodoto, di Solone e così via, ma è naturalmente anche una temutissima fonte di insidie, di pericoli, sfida perenne e spesso fatale. Ecco, e non dimentichiamoci che, vabbè, intanto nell'economia dell'Odissea il viaggio occupa una parte tutto sommato abbastanza limitata, e che Odisseo è l'eroe dell'avventura, della curiosità, della conoscenza, ma è anche l'eroe della nostalgia, cioè colui che desidera il nostos, il ritorno, è l'eroe dell'approdo, ma anche del naufragio, ma è il re che alla fine torna nella sua petrosa Itaca ed esercita lì la sua giustizia, anche se poi vedremo con un'apertura molto molto interessante.
E per Esiodo, che è l'altro poeta che ho citato insomma in questo breve excursus, che vive tra l'VIII e il VII secolo a.C. in Beozia, quindi è un uomo dell'entroterra, la via del mare è assolutamente sconsigliabile. E appunto avevo riportato un pezzettino in cui lui esorta il fratello Perse ad essere molto prudente nel navigare, anche perché la navigazione viene sentita in qualche modo anche come una violazione dei limiti naturali, e quindi è meglio fare il pastore e il contadino. Odimi poi, se brami del mare affrontare i perigli, allor che Dorione, è una traduzione di Ettore Romagnoli, quindi magari un po' datata, fuggendo la furia selvaggia, cadon le Pleiadi giù nell'azzurra caligine del mare, di tutti i venti in furia si sfrenano allora le procelle, navi non spingere allora nei gorghi purpurei del Ponto, e attendi, senti me, nei modi che io dissi alla terra. Quindi nel dubbio, diciamo così, è meglio... evitare ecco, di guadagnare e accontentarsi. E tra l'altro il mondo antico conosce anche un genere letterario specifico, che è il cosiddetto propemptico, propempticon in greco, che è una composizione poetica destinata proprio ad accompagnare la persona che deve viaggiare, e quindi gli si augura un viaggio felice, diciamo dei venti propizi, e naturalmente anche un buon ritorno. Ecco, a me è venuto subito in mente uno di questi frammenti, purtroppo, che noi possediamo, della grandissima poetessa di Lesbo, Saffo, che scrive questo componimento per augurare al fratello Carasso, che era stato in Egitto, aveva riscattato, praticamente dilapidando tutte le sue sostanze, questa prostituta Rodopi, e quindi Saffo si augura che lui torni a casa. O Cipride, e voi Nereidi, incolume datemi che mi torni il fratello, e che quanto in cuor vuol che avvenga, tutto si avveri. E che quindi questo povero Carasso non faccia la fine di tutti quei naufraghi che occupano una sezione molto particolare nel libro settimo dell'Antologia Palatina, che è una raccolta di epigrammi poetici divisa per, diciamo così, divisa per argomenti, per generi, e il settimo libro è dedicato proprio agli epigrammi funerari, agli epicedi, e ci sono proprio moltissimi di questi epicedi dedicati a persone che sono morte naufraghe e che quindi non possono avere una tomba. E in particolare io ne ho riportato uno qui di Leonida di Taranto, che è l'epigramma 273, la forza, il vortice di un uragano di Euro e le onde, e la notte quando fa buio al tramonto di Orione mi uccisero. Scivolai dalla vita, io callaiscro, navigando nel mar della Libia, anche qui vengono i brividi a leggerlo oggi, sono scomparso fra i gorghi delle acque, subito preda dei pesci. Questa pietra che dice di coprirmi inganna. E quindi proprio per tornare a questa ambivalenza del viaggio, no? Che comunque è sempre anche pericoloso, abbiamo una serie di preoccupazioni, pianti, rituali apotropaici che accompagnano anche la partenza della nave Argo. È l'altro grande viaggio archetipico, no? Dell'antichità, cioè da una parte naturalmente le avventure di Ulisse e dall'altra appunto il viaggio degli argonauti. E che tra l'altro spesso viene anche citato da Dante, no? E tra l'altro anche alla fine del poema, quando lui, per fare una similitudine tra l'altro anche molto complessa, evoca Nettuno che ammira l'ombra di Argo, e siamo proprio alla fine del paradiso. Ecco, io ho riportato qui il passo dove si descrive la nave Argo che prende il via. Come i giovani a Pito, a Ortigia, oppresso le acque del fiume Ismeno, formano cori in onore di Apollo, e dinanzi all'altare tutti insieme percuotono il suolo, seguendo il ritmo della cetra con i rapidi piedi, così al suono della lira d'Orfeo gli eroi battevano coi loro remi l'acqua impetuosa del mare e si infrangevano i flutti. Da ambo le parti l'onda nera si gonfiava di spuma, terribilmente fremendo sotto la forza degli uomini. Brillavano come fiamme le armi al sole, mentre la nave procedeva e biancheggiava sempre la lunga scia dietro a loro, come spicca un sentiero in mezzo alla verde pianura. Tutti gli dei quel giorno, dall'alto del cielo, guardavano la nave
e la stirpe dei semidei che con grande coraggio percorrevano il mare. Sopra le vette del Pelio le ninfe stupivano, guardando l'opera di Atena Itonide e gli eroi che nelle loro mani tenevano i remi, e dalla cima del monte scese al mare Chirone, il centauro figlio di Filira, e immerse i piedi dove l'onda bianca si spezza, e con la mano possente rivolse un saluto agli eroi che partivano, augurando loro un ritorno senza sventure, perché anche se sono eroi, se sono di una pasta molto particolare, però il viaggio è sempre pericoloso. Allora, mi sposto un attimo, ma veramente molto molto rapidamente, nell'ambito della letteratura latina, perché non dimentichiamoci che la letteratura latina esordisce proprio, stando appunto ai manuali, con Livio Andronico che traduce l'Odissea in Odusia. E quindi i romani, che sono un popolo così bellicoso, però si pongono paradossalmente sotto l'egida del meno guerriero tra i poemi omerici, quello dove il vento però soffia verso occidente, verso quell'Italia che la musa virgiliana poi consacrerà quale approdo voluto da una sorta di pagana provvidenza, dal fato che destina Roma a consacrarsi al centro dell'orbe conosciuto con il suo primato incontestabile per diversi secoli. Ed effettivamente, forse non lo so se sia per questo, qui azzardo qualche cosa, i latinisti mi perdonino, è che in generale forse la letteratura latina viaggia, tra virgolette, forse meno di quella greca. Ora non sto qui a fare anche qui un escurso troppo lungo, però ecco, se noi confrontiamo Odisseo con l'eroe eponimo per eccellenza dell'epica romana, cioè Enea, Enea naviga perché è costretto, perché è fato profugus, naviga nel dolore delle perdite continue, in nome di una missione che lo sovrasta. E la sua sofferenza e fatica non è compensata da quell'esercizio della curiositas e da quell'arricchimento, no? Pensiamo al proemio dell'Odissea, no? che Odisseo in realtà appunto ha molto sopportato, ma ha anche conosciuto l'indole di molte genti e di molti popoli, no? Quindi in qualche modo questi due aspetti rimangono compresenti. E poi vabbè, la stessa Eneide rimane, diciamo, priva della limatura finale, perché il povero Virgilio muore dal ritorno di un viaggio, insomma, no? Quindi il viaggio è esiziale anche per l'autore dell'Eneide. Allora, io però volevo concludere tornando appunto alle origini, faccio anch'io questa sorta di cortocircuito, e leggendo un passo tratto dall'undicesimo libro dell'Odissea, la cosiddetta Nequia, cioè la prima, se eccetto forse l'epopea di Gilgamesh, la prima vera catabasi, cioè discesa agli inferi della letteratura occidentale. E forse lo stesso Dante, anche se non poteva leggere l'Odissea, sapeva però che Odisseo era sceso agli inferi. Qui c'è un articolo molto bello di Lino Pertile, grandissimo dantista, che indica un passo, diciamo, di Servio al commento dell'Eneide, una possibile fonte per Dante. Allora, il viaggio di Odisseo all'imbocco del Regno dei Morti viene presentato come digressione all'interno del soggiorno presso Circe. Anche questo è interessante, cioè è un viaggio che è incastonato dentro il soggiorno da Circe. Anche qui, insomma, si potrebbero esprimere diverse considerazioni. Non solo, ma è un viaggio, quello dell'undicesimo libro, che contiene dentro altri viaggi. Quindi è un libro un po' matriosca, no? Perché Odisseo fa tanti incontri, e oltre a incontrare la madre e oltre a incontrare l'indovino Tiresia, come vedremo tra un attimo, incontra per esempio Achille, che addirittura sembra rovesciare per tanti aspetti la morale eroica, quando gli dice: io preferirei essere l'ultimo dei bifolchi in terra piuttosto che il re dei morti. Abbiamo Agamennone che racconta il suo ritorno sventurato e così via, e abbiamo soprattutto la profezia di Tiresia. Ecco, di cui volevo leggere appunto un pezzettino, magari posso leggerlo anche al leggio, perché è molto interessante, perché ci testimonia ancora una volta questa idea dell'Odissea come un libro aperto. Magari la leggo da lì, posso? Sì, mi sentite? Sì. Infine venne l'anima del tebano Tiresia con uno scettro d'oro. Mi conobbe e disse: divino Laerziade, ingegnoso Odisseo,
Perché, infelice, lasciando la luce del sole, venisti a vedere i morti e questo lugubre luogo? Ma levati dalla fossa, ritira la spada affilata, che beva il sangue, e poi il vero ti dica. E qui, appunto, salto un pezzettino, lo riassumo. Tiresia racconta quello che sarà il ritorno a Itaca di Odisseo. E poi però aggiunge: e quando i pretendenti nel tuo palazzo avrai spento, o con l'inganno o apertamente col bronzo affilato, allora parti, prendendo il maneggevole remo, finché a gente tu arrivi, che non conoscono il mare, non mangiano cibi conditi col sale, non sanno le navi dalle guance di Minio, né i maneggevoli remi, che sono ali alle navi. E il segno ti dirò chiarissimo, non può sfuggirti, quando incontrandoti un altro viatore ti dica che il ventilabro tu leggi sulla nobile spalla, allora, in terra piantato il maneggevole remo, offerti bei sacrifici a Poseidone sovrano, Ariete, Toro e Verro, marito di Scrofe, torna a casa e celebra sacre ecatombi ai numi immortali che il cielo vasto possiedono, a tutti per ordine. Morte dal mare ti verrà, molto dolce, a ucciderti vinto da una serena vecchiezza. Intorno a te popoli beati saranno. Questo con verità ti predico. Ed ecco, vediamo qui proprio l'Odissea anche come un poema aperto. E poi noi sappiamo che Odisseo, a differenza di Enea, che resta in qualche modo confinato nell'Eneide, Odisseo diventa poi i tanti Ulissi, da Dante, Dubellé, Foscolo, Tennyson, Pascoli, Sabaka, Kazantzakis, per citarne solo alcuni, che incarnano la spinta al sapere, ma anche la gioia del ritorno o il desiderio incessante di nuove partenze. Grazie. Adesso passiamo la parola a Francesco Stella. Ecco, grazie. Grazie Vittorio, devo ringraziarti per diversi motivi. L'ultimo è che di avermi riportato qui dopo 20 anni. C'ero stato l'ultima volta con i miei ragazzi, quando erano ragazzi, a giocare a calcio e l'avevo un po' perso dal mio orizzonte. È stato un vero piacere rivedere quest'area, ma soprattutto ti ringrazio per il festival, per le iniziative che continui a organizzare e a promuovere. So quanto è faticoso, quanto è impegnativo, a volte quanto è ingrato questo sforzo, e lo apprezzo molto, tanto più dal mio punto di vista, in un momento in cui Semicerchio è più concentrata sulla rivista e quindi ha un po' perso, diciamo, il piacere e le possibilità, diciamo, di impegnarsi in questo tipo di iniziative.
E in ultimo ti ringrazio di avermi chiamato a parlare, anch'io mi impegnerò a essere breve, della letteratura di cui mi occupo, che in questo tipo di iniziative, di festival, non capita mai a me, perché appunto sono più visto come connotato come semicerchio, e questo quindi è un'occasione di cui ti sono grato. È una letteratura che è fuori dall'orizzonte scolastico per una serie di motivi che derivano dalle riforme dei Savoia e soprattutto da quelle fasciste, ma è un millennio letterario che non abbiamo la possibilità di studiare a scuola e poco anche all'università. Pensate, è la letteratura di 25-27 nazioni europee e del Nord Africa per un millennio, e non se ne sa nulla, non si studia mai. Quindi grazie Vittorio anche per questo piccolo spot che mi concedi di fare. Il Medioevo, fra l'altro, è il periodo in cui si crea una letteratura di viaggio vera e propria, la letteratura degli itinerari, le guide di viaggio che oggi si riconsultano e su cui si sono costruiti anche dei percorsi di in valore turistico molto forte, come la Francigena. La Francigena è descritta da itinerari, quindi da testi letterari o di consumo scritti in latino, perché rispondevano a un bisogno nuovo, appunto, quello del viaggio non tanto per conoscere i luoghi, ma per conoscere se stessi, una categoria che è del tutto assente nell'antichità e che appunto nasce con l'idea del pellegrinaggio, del valore religioso del viaggio, che ha sì il momento dell'obiettivo finale, del raggiungimento della meta e dello scopo, ma soprattutto il motivo del viaggio in sé, come diceva Baudelaire, i veri viaggiatori partono per viaggiare, non per arrivare. E così, e questo è un pensiero tipicamente medievale, viaggiare per ruminare in questo viaggio l'analisi della propria coscienza, del proprio rapporto con la spiritualità, con Dio, incontrando in questo viaggio tanti luoghi. Quindi nel Medioevo nasce questa letteratura impressionante, che ora è molto, diciamo, di moda negli studi, degli itinerari, delle guide di viaggio, che arriva abbondantemente all'umanesimo. Petrarca ha scritto un itinerario cosiddetto siriaco, che ha il suo fascino anche per il cambiamento rispetto agli schemi medievali. Questo è, diciamo, il primo polo della letteratura di viaggio medievale. Per ricollegarci però al tema comune e al tema con cui abbiamo cominciato, Dante, mi sembrava necessario dedicare questi pochi minuti al viaggio nell'aldilà, appunto, che è una forma di viaggio che, come ha detto prima Carrai, magari noi oggi sentiamo come una fiction, come una immaginazione, come uno sforzo di costruzione narrativa, e ovviamente lo è a livello di autori come Dante, ma per il medievale era un viaggio, cioè si andava nell'aldilà, perché l'aldilà era una certezza assoluta su cui nessuno discuteva, come si andava in Africa o in India, e dall'Africa e dall'India si tornava raccontando le mirabilia, le cose curiose, le cose prodigiose, gli esseri strani o mai visti che si erano incontrati, e dall'aldilà si torna raccontando le stesse cose, i mirabilia, gli esseri prodigiosi, dedicando, come è stato detto anche prima, relativamente poco spazio al paesaggio, all'itinerario, alla configurazione del terreno, delle aree. Ci sono pochi cenni, un po' come nella narrativa biblica. Molto è invece dedicato ai sentimenti del protagonista e soprattutto agli incontri, appunto quegli incontri per cui Dante è maestro, diciamo, della poetica relazionale, della politica relazionale, e nascono nel viaggio medievale nell'aldilà, soprattutto in quelli
nell'età carolingia. Ci sono viaggi precedenti, naturalmente, tutto nasce da quell'accenno nella seconda lettera di San Paolo ai Corinzi, in cui dice di essere stato al terzo cielo e dice di non poter raccontare quello che ha visto. Dopodiché nasce tutta una letteratura, diciamo, di supplenza, che cerca di spiegare cosa poteva aver visto Paolo. Nasce la Visio Pauli, che è uno dei testi, dei bestseller del Medioevo, che naturalmente inventa quello che Paolo presumibilmente poteva aver visto secondo i criteri dell'epoca, nello stesso modo in cui il famoso Liber Scale Maometi, Kitab al-Mirage, crea la descrizione di cosa poteva aver visto Maometto nella sua famosa ascesa ai cieli. E un parallelo, diciamo, fra due dei grandi monoteismi che mi ha stupito, perché dal punto di vista narrativo tutto nasce dal desiderio di colmare una lacuna, un po' come nei sequel o nei prequel delle grandi narrazioni. Cosa è successo prima? Cosa ha visto dopo? Cosa manca? Quel personaggio che si vede per un minuto, cosa avrà fatto prima? Ecco, anche nel Medioevo si narra per riempire e naturalmente per intrattenimento, ma con il patto, diciamo, con il lettore, che parte dalla sicurezza che quello che si vede è vero. Che poi fosse valido anche per la religione e per la Chiesa era tutto un altro discorso, perché naturalmente su quello che i viaggiatori raccontano al ritorno ci sono discussioni a seconda delle convenienze di una chiesa, di un episcopato o di un monastero a dare credito a quel racconto, proprio perché si incontrano dei personaggi. A me è capitata la fortuna di dover tradurre e commentare un testo dell'Ottocento, non 1800 ma 800, di Vallafrido Strabone, uno dei grandi poeti dell'età carolingia, che si chiama Visio Vettini, la prima visione dell'aldilà in versi, che non era mai stata tradotta e anche per questo è poco considerata, diciamo, nei possibili confronti con Dante, che contiene elementi di vistosissima analogia. Non si può dire che Dante l'abbia letta, ma di fortissima analogia, come appunto la descrizione dei tre regni, compreso il Purgatorio, 400 anni prima dell'epoca in cui Le Goff credeva che fosse nato, con il contrappasso, che era perfettamente delineato. Molti studiosi hanno discettato sul fatto che il contrappasso possa derivare dal libro della Scala di Maometto, ma era già in tutte queste visioni latine molto più antiche, e soprattutto il valore politico della visione. Uno storico canadese, Paul Dutton, ha scritto proprio un libro che si intitola The Politics of Dreaming, cioè la politica fatta attraverso i sogni, presunti sogni, visioni, con cui si cerca di proporre, come ha fatto Dante, una visione del mondo, una posizione politica e morale. In questa Visio Vettini questo per la prima volta compare, si incontrano personaggi politici dell'epoca e li si fustiga senza pietà, personaggi ecclesiastici, abati corrotti, monaci perversi, e si espone una violentissima requisitoria contro i loro peccati, violentissima, diciamo, molto più di quanto questo Vetti, che era un maestro del monastero di Reichenau sul lago di Costanza, che si era sentito male e poi era entrato in coma, poteva aver detto. Cioè Vallafrido, che allora era un diciassettenne, carica con tutta la passione politica della giovinezza questi toni per attaccare i mali del suo tempo. Fra questo c'è un incontro con Carlo Magno, uno che aveva avuto un certo peso, diciamo, nella storia, che era morto da poco, ma il cui figlio era imperatore e disponeva la vita e la morte anche dei monaci del suo monastero. Il nome del dannato, in questo caso era in purgatorio, dell'anima purgante era omesso nel racconto del monaco, perché non aveva avuto il coraggio di nominarlo. Vallafrido lo fa capire al lettore attraverso un acrosticus, le prime lettere dei versi, Carolus Imperator, e denuncia quindi questo l'uomo più potente dei
secoli alto medievali, in un brano brevissimo che vi leggo giusto per lasciarvi questo ricordo, dato che appunto è un testo tradotto solo da pochi anni, ma può ricordare molto, diciamo, l'atteggiamento di Dante e può lasciarci, confermarci l'impressione che la visione è un modo di fare politica, di impegnarsi nel presente, di ristabilire una linea di valori fra la parte che stiamo vivendo della nostra vita e quella che vivremo e che altri stanno vivendo in altra forma. Questa continuità è vertiginosa, noi oggi non la possiamo più capire, ma se ci immedesimiamo per un attimo non può non creare un senso di smarrimento. Dice: volge poi lo sguardo esploratore in mezzo ai campi, il viandante dell'aldilà, verso un tale che un tempo deteneva i regni del nobile popolo romano, i regni ausoni, e stava fermo con i piedi conficcati al suolo e ritto di fronte a lui un animale gli straziava il sesso. Scusate il dettaglio, insomma è una punizione, secondo il miglior contrappasso, verso il peccato di sfrenata libidine, diciamo, che era attribuito a Carlo Magno, mentre le altre membra erano felicemente esenti dal flagello. Osserva questa scena e, stupefatto ed impaurito, dice: finché ebbe vita in corpo per destino, questi nutriva la giustizia, e nella nostra epoca fu lui a dar forza agli insegnamenti più importanti per la fede. E il popolo santo protesse con la sua religiosa tutela, in questo mondo raggiunse come un'altezza straordinaria, il giusto volendo e volando per i regni sulle ali di un benevolo consenso. Questo gioco di parole fra altezza politica e immaginazione, diciamo, ornitologica è già nell'originale. Qui invece con quanta crudeltà è detenuto e subisce un duro marchio d'infamia con così triste flagello. Spiegamelo, ti prego. Rispose allora la sua guida. Questo è un altro degli elementi danteschi che è già presente appunto in queste visioni. E viene chiamato proprio come Virgilio, come Dante chiama Virgilio. Qui il microfono mi sta, devo concludere. Spiegamelo, ti prego. Rispose allora la sua guida: in questa tortura deve stare perché le buone azioni con turpe libidine macchiò, pensando che le tentazioni venissero cancellate dalla massa degli atti di bontà, e volle concludere la vita nelle bassezze consuete. Anche così però otterrà quella beata, occuperà felice quell'onore che Dio per lui dispose. Questo invita l'uomo che voglia salvare queste ore, sono le ore finali di questo monaco, col decoro della sua condotta, a non perdere tutto con qualche peccato, a non disperdere ogni azione onesta nel crollo generale. Sarebbe come chi attingesse acqua e la versasse in un vaso forato, che a qualcuno può far venire in mente le Danaidi, ma invece è un verso della Bibbia del profeta Ageo, e quel che a lungo ammesso perde inghiottito da quel foro. E poi continua con qualche commento. Ecco, questa scena che ha impressionato molti dei lettori che non conoscevano questi testi, a me sembra, pur nella sua ruvidezza, nella sua violenza, emblematica di un impegno che per un giovane come Valafrido è sociale e politico insieme, soprattutto morale, e pianta per la prima volta il seme del viaggio nell'aldilà come comunicazione di un'esperienza che ha appunto un impegno civile come proprio orizzonte. Questa eredità Dante la raccoglierà ovviamente al massimo grado e con ben altri mezzi, ma ha le sue radici in questi tempi così lontani che piano piano stiamo cercando di valorizzare, anche e soprattutto con le traduzioni, finché non tutte queste visioni di cui si parla ma che nessuno legge perché sono in latino saranno tradotte, non si potrà ristabilire quella continuità che porta da Omero e Virgilio appunto
alla grandezza di Dante. Grazie dell'attenzione. Grazie a questi bellissimi contributi di Maria Beatrice De Castri e di Francesco Stella. E adesso chiamerei Brenda Porster e Susanna Amati. Preferisce, allora chiamiamo la Maria Cristina Lombardi, allora Brenda Porster e Maria Cristina Lombardi. Allora, questo che funziona? Va bene? Sì, sì. Vado per prima? Sì. Anch'io aggiungo la mia voce ai tanti ringraziamenti sia per questa sera sia e forse soprattutto per tutti i festival Voci Lontane, Voci Sorelle, che ormai giunge a quale anno, Vittorio? 19esima addirittura. Sono gli anni. Io c'ero anche al primo. E ringrazio Biagine per e Gina Biagine figlia, se si pronuncia così, Elisa, per questo grandissimo e quasi eroico sforzo a fare a Firenze un festival internazionale di poesia che dovrebbe essere, per dire, la città che è la tradizione poetica che c'è, che fondo le poesie fondante della lingua della letteratura italiana, eppure sembra che si rema contro a volte nel voler fare in qualche modo realizzare questo festival qui. Di cuore tanti, tanti ringraziamenti. Saltiamo diversi secoli e credo diverse anche possibili occasioni di parlare di letteratura e viaggio, e il mio compito in un certo senso a me sembrava immane parlare di un poemetto così complesso come lo è la ballata del vecchio marinaio di Samuel Coleridge in soli 10 minuti, ma vedo che chi ha parlato prima di me ha potuto mettere secoli in questo stesso tempo. Io invece ho un compito in un certo senso più ridotto, però allo stesso tempo credo è molto interessante. Io mi immagino che quasi tutti qui abbiano una certa familiarità con questo poemetto e non voglio allagarmi tanto, dico solo che è stato pubblicato
nella prima versione per la prima volta, poi successivamente rivisto dall'autore in 1798, come il contributo più importante al volumetto Lyrical Ballads, ballate liriche, insieme all'altro grande fondatore della poesia romantica inglese, William Wordsworth. Nelle loro conversazioni fra questi due amici poeti negli ultimi anni del Settecento, camminando intorno al bellissimo distretto dei laghi d'Inghilterra, ispirandosi alla bellissima natura che si trova là, i due hanno parlato di quello che dovrebbe essere la poesia in un certo senso del nuovo mondo, del mondo che nasceva, emergeva dopo, con la Rivoluzione Francese. Tutti e due poeti estremamente influenzati e nel caso di Wordsworth anche personalmente attaccato ai valori e so anche ai moti rivoluzionari, e cercavano di trovare una poesia che poteva derivare da e parlare a un popolo concepito in modo più democratico, per usare un termine moderno, ma così fu. E questo, la teoria di queste idee della poesia sono espresse in scritti sia di Wordsworth sia più tardi dello stesso Coleridge. Qui, allora, da qui è stato pubblicato nel 98 questo volume delle ballate liriche, che è veramente un punto di svolta nella poesia anglofona, insomma, in questo caso però inglese, e a cui Coleridge ha contribuito questo lungo poemetto, più di 2000 versi diviso in 7 parti. Si sono accordate, dicono in seguito, che per questa nuova poesia Wordsworth si sarebbe ispirato alle cose e alle persone ordinarie, quotidiane, di tutti i giorni, per poi gettare sopra di loro i colori dell'immaginazione, che avrebbe fatto scoprire la vera poesia che ci sta in tutte le cose, in tutta la nostra realtà. Coleridge, invece, sarebbe partito dalla posizione, se vogliamo, opposta, in certo senso un viaggio poetico inverso, partendo da argomenti, soggetti, personaggi fantastici e a volte anche sovrannaturali, per dare loro una realtà, una verosimilitudine drammatica, emotiva. È quello che oggigiorno loro non hanno usato il termine, ma credo possiamo dire psicologica. E così fa Coleridge in questa ballata, e che narratore. Ora, aiutami per i tempi. Vorrei alla fine dedicare almeno qualche minuto cosa? Sì, questo è meglio, grazie. È un viaggio, questo è una navigazione che parte
anche dalle mappe navigazionali del tempo, quindi c'è un elemento sottostante di un realismo geografico che vogliamo, ma parte da lì per diventare un viaggio fantastico, ma soprattutto allegorico e spirituale. E in questo senso può anche essere confrontato ovviamente con il viaggio di Dante, soltanto che qui abbiamo una cornice che introduce il narratore, che è il vecchio marinaio, e l'uditore. L'uditore, cioè chi ascolta la narrazione di questa navigazione, è una figura importantissima, perché è un uomo qualunque, un uomo che viene trattenuto anche dalla mano di questo narratore, probabilmente che è una specie di sciamano, trattenuto e costretto con una certa anche forza ipnotica dello sguardo del narratore, controvoglia a stare ad ascoltare questo racconto. È la morale di questo racconto, perché è un racconto con una morale che è molto, credo, pertinente oggigiorno. E quando leggo, forse partirò dalla fine, perché la fine annuncia in modo termine molto semplice qual è la morale di questa storia. Il viaggio, allora, è la navigazione del vecchio marinaio, è circondato da incipit, una introduzione e una conclusione. Quindi abbiamo, più che la narrazione di un viaggio, abbiamo la narrazione di una narrazione del viaggio, e di un viaggio, e quindi un viaggio poetico intorno a un viaggio geografico, però che diventa appunto spirituale. Sono tante le cose. Una cosa volevo dire: la forma è la ballata medievale, che Coleridge tratta abbastanza liberamente, però la ballata medievale ha un suo ritmo, una sua metrica che è molto enfatica, quasi incalzante. E questo aspetto è molto importante qui, perché come l'uditore che ascolta controvoglia, perché è più o meno ipnotizzato dallo sguardo del marinaio, viene ipnotizzato, l'effetto del sonoro, soprattutto della versificazione di Coleridge, ha un effetto quasi ipnotica. Quindi noi lettori, come l'uditore della poesia, veniamo tirato dentro l'ipnosi, l'effetto quasi di trance di questo racconto, di questa poesia. Anche nell'altra più famosa poesia di Coleridge, Kubla Khan, vediamo la figura del poeta come sciamano che crea intorno a sé un cerchio magico della poesia e della verità che soltanto l'immaginazione poetica può fare scoprire. Allora, dato che c'è tanto poco tempo e che ci tengo molto che questo effetto sonoro... Ma io ti proporrei di riprenderlo in Perché Poeti, quindi strumentalmente... Sì,
quindi volevo... ne approfitto già per costruire un altro percorso. Sì, no, volevo, dato che ho cominciato questa esplorazione di Coleridge, vorrei poter approfondire. Allora, va bene, comincio dall'inizio, allora, non dalla fine come pensavo. Vediamo, questo ho trovato la traduzione di Giudice, che di Giovanni Giudice, che ha provato, ha fatto un lavoro abbastanza ambizioso, forse anche eroico, provando a tradurre nella stessa metrica dell'originale, cioè con la rima A, B, C, B, e vabbè, insomma, con qualche successo direi. Io ho praticato qualche cambiamento. Leggo prima in inglese. It is an ancient mariner, and he stoppeth one of three. By thy long gray beard and glittering eye, now wherefore stopp'st thou me? The bridegroom's doors are opened wide, and I am next of kin. My guests are met, the feast is set, mayst hear the merry din. He holds him with his skinny hand. There was a ship, quoth he. Hold off! Unhand me, gray-haired loon, eftsoons his hand drops he. He holds him with his glittering eye, the wedding guest stood still, and listens like a 3 years child. The mariner has his will. È un vecchio marinaio, e ferma, uno di tre. Con quella barba grigia e l'occhio acceso, che cosa vuoi da me? La porta è aperta, spalancata, e io sono parente dello sposo. Gli invitati sono già a festino. Sentilo, gaio, rumoroso. Egli lo stringe con mano scarna. C'era una nave, cominciò. Giù le mani, vecchio barbone! E quello, la mano, lo levò. Ma lo tiene con il suo occhio acceso. L'invitato immobile sta, come un bambino di 3 anni si piega alla sua volontà. E di lì abbiamo il racconto dell'albatro, figura simbolica della buona benvolere della natura, che viene arbitrariamente ucciso dal marinaio e come peccato originale, e in seguito punizione, redenzione e espiazione, e alla fine conclude con l'uditore, l'invitato alle nozze, che si alza e va via in uno stato semi-trance, uomo più triste ma più saggio. Interromperti, mi rendo conto, mi scuso, ma purtroppo non ha, sì, però appunto ti prenoto per la terza puntata di Perché poeta in tempo di povertà. Ne parliamo dopo. Da continuare. Allora, Maria Cristina è che ci apre un altro mondo, ecco, che è purtroppo poco frequentato. Ecco. Allora, anch'io ringrazio Vittorio perché mi dà la possibilità appunto di aprirvi questo orizzonte nordico con pochissimo tempo, e tra l'altro avevo pensato, avevo capito che si doveva dare un'importanza particolare al testo più che una spiegazione, diciamo, come invece è stato fatto finora. Però cercherò di inquadrarvi un pochino. Intanto il mondo nordico comincia con i viaggi, il mondo nordico arriva alla storia con i viaggi vichinghi, e che hanno dei racconti bellissimi, quindi questa è una
sono testi medievali di cui fra l'altro io mi occupo in maniera particolare, anche i testi runici, le pietre runiche, le iscrizioni runiche, che sono in poesia tante volte. E, un altro importantissimo autore di storie di viaggi è Linneo, il grande botanico. Attraverso i suoi viaggi cataloga le piante, i minerali, e dà origine alla botanica moderna proprio attraverso i suoi viaggi. Ci sono i suoi racconti di viaggi che sono bellissimi. Quindi la tradizione del viaggio nel mondo nordico è importante, è creativa, è fondante della letteratura. E ho pensato invece di proporvi dei brevi brani di un poema fantascientifico pubblicato nel 1956 da un autore, tra l'altro il mondo nordico è proprio sconosciuto, Harry Martinson, premio Nobel 1974, un autore soprattutto di poesia ma anche di racconti di viaggio, perché Harry Martinson ha una vita molto particolare legata ai viaggi. Rimane orfano di padre e di madre, anzi viene abbandonato in realtà dal padre, poi orfano di madre, viene cresciuto nella parrocchia, a 16 anni parte su navi mercantili facendo il fuochista e viaggia per tutti i mari del mondo. E annota, scrive poesie, scrive addirittura miniature, poesie in miniatura, saranno una sua prerogativa. E la natura sarà molto importante per questo autore. È un autore autodidatta, non ha avuto un'educazione scolastica regolare. Tornando in patria però studia, e studia classici. Studia classici, studia Dante, pensate, nelle traduzioni, oggi ci sono le traduzioni molto migliori, ma nelle prime traduzioni che erano state fatte tra il 700 e l'800, lui nasce nel 1903, delle traduzioni moderne sono abbastanza più recenti. Legge classici e proprio da questa lettura di classici nasce il suo impegno intellettuale, diventa un intellettuale di spicco negli anni 30, dirige riviste, è uno dei fondatori di una rivista che si chiama Caravan, che porta in Svezia una serie di movimenti letterari, artistici dall'Europa, surrealismo, ma anche la psicoanalisi attraverso tutta una serie di articoli che escono su queste riviste, e lui fa parte di giovani intellettuali autodidatti. Impegno politico, impegno intellettuale, all'insegna del vitalismo, ma successivamente alla Seconda Guerra Mondiale, che pur essendo neutrale la Svezia, in realtà aveva generato un senso di impotenza proprio in questa neutralità del loro paese, si sentivano gli intellettuali non abbastanza impegnati nella lotta, e anche se poi la guerra, la Svezia aveva tenuto un atteggiamento abbastanza ambiguo nei confronti del nazismo, e proprio questo aveva generato in questi intellettuali un forte senso di pessimismo. Nasce questo poema che scrive tra il 1953 e il 1956, che si chiama Aniara. Questo poema è stato tradotto in 100 lingue. Io l'ho tradotto in italiano nel 2005, non si trova più la traduzione, di Schaiville. È un poema fantascientifico. Qualcuno dice che è il primo grande poema epico di fantascienza. Dà alla fantascienza, diciamo, una veste nobile, perché è in poesia. Sono 103 canti, più di 1000 versi, ogni canto ha una forma metrica diversa, anche il verso libero usa. Aniara, questo nome deriva da Aniaros greco, che vuol dire angoscioso, terribile, perché questa astronave, Aniara,
da cui appunto il poema prende il nome, ha il compito di far emigrare tutti gli abitanti della Terra verso Marte, perché la Terra è avvelenata dalle radiazioni nucleari. Quindi era il periodo della guerra fredda fra la Russia e l'America, c'era il discorso delle armi nucleari, insomma c'è anche, diciamo, una influenza, diciamo, del periodo storico. Però questo astronave, che lui chiama Goldonde, inventando questa parola, lui, questo poeta, inventa molti neologismi, si perde. Ecco qui che c'è, come si diceva all'inizio, l'idea della ci si sperde, ci si smarrisce e si finisce nell'oscurità, perché si perde attraverso un incidente che causa un'avaria di una parte del motore, esce dal sistema solare e non si riuscirà più a ritrovare, non ritroverà più la sua strada. E a bordo c'è un computer, una macchina pensante che si chiama Mima. Questa parola qualcuno l'ha ricondotta al giapponese, che vuol dire occhio, qualcuno l'ha ricondotta a Mimir, un personaggio mitologico della mitologia nordica, è un dio degli asi che rappresenta la conoscenza. Questo computer capta, è una macchina intelligente, capta visioni sia dei pianeti dei vari sistemi solari, ma anche ricorda le visioni della Terra. In questo momento di disperazione, i passeggeri di Agnara sono 8.000 e via via che passano gli anni naturalmente ci si dispera sempre di più e si muore, e sorgono delle sette religiose, delle sette politiche, prevaricazioni varie. Però ci sono queste immagini che Mima, questo computer, ancora proietta, di bellezza della natura soprattutto, e ci sono dei personaggi che parlano e ricordano la loro vita. Quindi diciamo, è un viaggio che può ricordare per qualche, qualcuno ha parlato anche di The Rerum Natura, qualcuno ha parlato appunto di Dante, qualcuno ha parlato di The Wasteland, di Eliot, per la disperazione, per il vuoto. Dovrei parlare molto molto di più, però mi rendo conto che non ho tempo. Vi leggerei proprio piccolissimi brani per qualche minuto, tratti qua e là da questo testo. Più non posso fare. Dal canto 2. Il Goldon de Agnara si chiude. La sirena lo induce all'uscita di campo, secondo la routine nota, e il giro spintore comincia a spingere in quota la nave in alto, diretta allo zenith della luce, dove i magnetrini neutralizzanti l'energia dei campi presto segnalano la posizione zero, dove avviene lo scambio per intero. E come una crisalite gigante e senza peso, viene orientata Agnara da vibrazioni e da perturbazioni esente, lontano dalla Terra. Una normale partenza di routine senza rischi, un comune cambio di campo giromatico. Chi poteva immaginare che proprio questo viaggio fosse condannato a diventare una spedizione spaziale ad ampio raggio, che separati ci avrebbe dal Sole e dalla Terra, da Marte, Venere e dalla Valle di Doris. La Valle di Doris è la Terra. Dal canto 3. Una virata d'emergenza dinanzi all'asteroide Hondo, che da ora si considera scoperto, ci portò fuori rotta. Mancammo Marte, uscimmo dalla sua orbita e, onde evitare la gravitazione di Giove, ci posizionammo sulla curva 19. Eravamo impegnati a virare quando una cerchia di rocce formò l'ecografia di un toro di cui cercammo febbrilmente il centro vuoto, trovandolo, ma sotto angoli così aguzzi
che il suo attraversamento ci causò un'avaria dell'aggregato Saba, colpito da un meteorite e da grandi quantità di pulviscolo stellare. Quando l'anello si allontanò e lo spazio si schiarì, il punto di non ritorno era ormai raggiunto. Col muso ora puntato sull'Ira, in modo stabile, nessuna modifica di rotta pareva più pensabile. Dunque il nostro destino sciagurato pareva indelebilmente ormai segnato. Dal canto 4. Si viaggiò quindi fino a quando il sistema solare chiuse la sua volta a cancello del più puro cristallo, separando la gente di Agnara, navicella spaziale, da tutti i contesti e le promesse del sole, e abbandonati al congelato spazio di terrore, lanciammo il nostro SOS, il nome Agnara, nell'infinito cristallino dove cadde nel vuoto nulla. Benché le vibrazioni dello spazio docili diffondessero il rapporto finale della nostra fiera Agnara in ampi cerchi, cupoliformi e ondivaghi, sprecato se ne andava nel vuoto dello spazio siderale. I piloti meglio di noi mantengono la calma, fatalisti di una nuova specie che solo il vuoto assoluto forgiare ha potuto, dall'ipnosi di stelle apparentemente immutabili che assecondano il gusto umano per gli enigmi, e la morte nel loro schema è concepita come un'evidente costante della vita, un evento del tutto naturale. Dal canto 48. Una poetessa si palesò nel nostro mondo e la bellezza del suo canto ci elevò al di fuori di noi, in alto, nel giorno dello spirito. Lei tinse d'oro infuocato la nostra prigione e mise il cielo nel profondo del nostro cuore, trasformando il fumo della parola in fiamma ardente d'amore. Era venuta dal paese di Rind e i miti che le avvolgevano la vita costituivano per lei un sacro vino. Era cieca dalla nascita, una bimba, di mille notti senza un barlume di giorno, ma i suoi occhi ciechi sembravano pupille del canto universale, una fonte scura e profonda. Dal canto 102, penultimo. Io avevo immaginato un paradiso per loro, ma dopo averne lasciato uno che noi avevamo distrutto, la notte dell'universo vuoto divenne la nostra sola casa, un abisso infinito dove nessun Dio ci udiva. Il mistero eterno del cielo stellato e il miracolo della meccanica celeste sono la legge, ma non il Vangelo. La compassione germoglia sulle basi della vita. Così piombammo sotto il vero comandamento della legge e trovammo nelle sale di Mima il vuoto della nostra morte. Il Dio, in cui tutti avevamo sperato alla fine, stava ancora ferito e offeso nelle valli di Doris, abbandonato. Grazie davvero, mi scuso per la costrizione del tempo, no? Noi abbiamo poi alla fine fatto un piccolo convegno nello spazio di un incontro breve, che è un po' paradossale, ma insomma ormai è andata così, è andata bene direi. E a questo punto concludiamo con i fuochi artificiali, Nietzsche e Rimbaud, sì, cioè grazie. Susanna Amati e Michela Landi. Ecco, sì, finalmente arriva Friedrich Nietzsche e spacca tutto, o almeno ci prova. Tra i nemici di Dante sicuramente si annovera Nietzsche. Vi leggo questa battuta, insomma, che lui fa in un piccolo capitolo che si intitola I miei impossibili, dalle scorribande di un inattuale nel crepuscolo degli idoli, e lui definisce Dante la iena che fa poesia nelle tombe. Voi capite che insomma, questa appunto battuta di dubbio gusto, però testimonia il fatto che già Nietzsche non capisce più niente di Dante, no? Del mondo di Dante. Sono due mondi che non hanno più nessuna comunicazione. Io non ricordo in tutta l'opera di Nietzsche una sola citazione positiva di Dante. Cosa succede nel frattempo? Succede che il viaggio
non ha più ovviamente alcuna meta. Vi leggo questa poesia, è una poesia in quattro versioni diverse, ve le leggo tutte, e si intitola Verso nuovi mari. Qui Nietzsche si identifica in qualche modo con la figura di Cristoforo Colombo, no? Quindi siamo all'inizio dell'epoca moderna. Come Colombo, Nietzsche parte, si immagina di partire un viaggio immaginario e scrive appunto queste parole che adesso vi leggo. Laggiù voglio andare e confido da qui in poi in me e nella mia presa sul timone, nel senso. Aperto è il mare, nell'azzurro procede la mia nave genovese. Nietzsche in questo periodo, tra l'altro, è appunto a Genova. Tutto mi brilla nuovo e nuovissimo. Il meriggio dorme nello spazio e nel tempo. Solo il tuo occhio mostruoso mi guarda infinità. Qui io dovrei commentare quasi parola per parola. Il meriggio è per Nietzsche il momento appunto dell'ombra più corta e della fine dell'errore più lungo, cioè della credenza in Dio. E lo spazio e il tempo si annullano in questo momento. E questo occhio mostruoso, Ungeheuer è in tedesco, no? Quindi immenso, immane, mostruoso, è l'occhio dell'infinità, che in questa versione è Unendlichkeit, ma in realtà è l'eternità, no? Quindi c'è un rimando all'eterno ritorno, cioè quella figura che appunto in qualche modo distrugge la linearità del tempo e quindi in un certo senso anche il processo stesso del viaggio, no? Dove va questo viaggio, appunto, ci sarebbe da chiedersi. Perse le figure anche dello spazio e del tempo. Vi leggo le altre tre versioni. Queste tre versioni furono scritte a Tautenburg e furono dedicate a Lou Salomé, lo dico in italiano, italianizzo il nome. Questa poesia appunto a Lou. Amica, disse Colombo, non fidarti mai più di nessun genovese. Sempre gli fissa l'azzurro, le cose più lontane lo seducono. Coraggio, mi trovo in mare aperto, dietro di me è Genova. Insieme a te io conquisto Eldorado e America. Stiamo saldi sulle gambe, mai torneremo indietro. Quindi non c'è più nessun ritorno, non solo non c'è una meta, ma non c'è nemmeno il ritorno in questo viaggio. Guarda avanti, da lontano ci salutano una sola morte, una sola fama, una sola felicità. Terza versione, in alto mare. Notate che appunto la figura predominante è quella del mare aperto, no? Dove siamo noi? Dove stiamo andando? Novalis poteva rispondere a questa domanda, dove stiamo andando, con questa bellissima risposta molto consolante, sempre verso casa. Invece qui non c'è più nessuna casa, c'è solo il mare aperto. Amica, disse Colombo, non fidarti più di nessun genovese. Sempre egli fissa nell'azzurro, il più remoto troppo lo seduce. Chi egli ama lo attira volentieri fuori dallo spazio e dal tempo. Sopra di noi brillano stelle su stelle, intorno a noi mormora l'eternità. Ultima versione si intitola Columbus Novus. Là voglio andare, confido in me da qui in avanti e nel mio timone, aperto è il mare, nell'azzurro si spinge la mia nave genovese, tutto sempre più nuovo mi diventa, dietro di me è Genova, coraggio, stai tu al timone, amabilissima Vittoria. Questo è particolarmente riferita appunto alla figura di lui. Cosa vediamo da queste poesie? Appunto che il mare aperto e l'alto mare sono le figure quasi di un'impossibilità, direi, di viaggio, no? Se il viaggio è qualcosa che è una partenza, uno svolgimento e una meta, un punto di arrivo. Queste poesie che vi ho letto sono del 1882, quindi sono coeve della Gaia Scienza, dove noi spesso troviamo moltissime metafore nautiche, no? Però c'è anche almeno un paio di aforismi in cui Nietzsche scrive, per esempio, questo è il finale di un aforisma, in cui scrive adesso non c'è più terra alcuna, no? Cioè non c'è più la possibilità di avere neppure una terra ferma. E questo rimanda a quelle immagini di catastrofe cosmica che Nietzsche usa nell'aforisma, sempre della Gaia Scienza, in cui annuncia la morte di Dio, no? Cioè noi non abbiamo più punti di riferimento, non ci sono più punti cardinali, non c'è più un sopra e un sotto, non c'è più un avanti e un indietro,
come viaggiamo a questo punto? E io vi ho detto con questo l'essenziale, siccome abbiamo tutti abbastanza freddo, finisco solo con un altro piccolo riferimento sempre al finale di un aforisma della Gaia Scienza. Secondo Nietzsche, però, bisogna solamente a questo punto imbarcarsi, no? Anche se il viaggio è diventato impossibile, c'è un altro bellissimo aforisma della Gaia Scienza che si intitola appunto Via sulle navi e si conclude appunto con queste parole, no? Andiamo sulle navi, noi filosofi. Ho finito. Hai detto molto, però. Adesso la parola a sì. Michela Landi. Bene, allora io mi scuso per il freddo. L'onore e l'onere di chiudere. La strada è stata già, diciamo, aperta dalla nostra Susanna Amati con il suo Nietzsche, quindi con Rimbaud torniamo leggermente indietro, ma di poco. E quindi io trovo già appunto questa modernità che si è affermata. Avrei potuto parlare di Baudelaire, dell'Invitation au Voyage, ma ho deciso alla fine di parlarvi brevissimamente, perché siamo in chiusura, di Rimbaud, quasi in modo aforistico. Nel momento in cui scompare la trascendenza di cui abbiamo parlato e si afferma il tempo messianico sulla terra segnato dal mito del progresso, il tema metafisico del viaggio si ripropone come mito di evasione. Penso all'orientalismo posticcio deriso da Baudelaire in Le Voyage o nell'Invitation au Voyage, ma penso soprattutto al celeberrimo Bateau ivre di Rimbaud, dove il soggetto battello, avendo rotto tutti gli ormeggi e fuor di metafora tutti i vincoli della sintassi e della ragione, abbandona il suo corpo alle forze pluridirezionali dell'inconscio. Il motivo viatico di cui parliamo oggi è quello topico del viaggio agli inferi. Si tratta naturalmente di una saison en enfer, una stagione all'inferno. Già dal titolo si comprende l'ironia rimbaldiana con il sostantivo stagione, a cui si può far riferimento alla natura naturalmente, ma lo si può intendere anche in senso esistenziale, come un breve momento di esperienza, una brevissima esperienza. E infatti, benché Rimbaud si sia procurato il Faust di Goethe, la metafora infera sembra assolvere a un compito ben preciso, quello di rievocare l'esperienza di vagabondaggio con Verlaine a Londra. Si tratta quindi di un viaggio molto terreno. Anche i riferimenti biblici che si incontrano nella stagione all'inferno hanno la funzione di metaforizzare questa esperienza estrema vissuta dai due poeti. Unica raccolta pubblicata dallo stesso Rimbaud, i fogli sparsi delle Illuminations erano appunto nelle mani di Verlaine, con la data aprile-agosto 73, 1873, quando Rimbaud ha 19 anni. Une saison en enfer è considerata una sorta di autobiografia, il termine autobiografia è proprio dell'autore Rimbaud, proprio di ritorno da Charleville, a Charleville, cioè quando ritorna a casa sua dopo questo pellegrinaggio con Verlaine e proprio dopo il famoso colpo di pistola a un polso che ha ricevuto appunto da Verlaine quando Rimbaud minaccia di lasciarlo. Al centro quindi c'è lo psicodramma tra i due e le conseguenze tragiche appunto di questo episodio. Qualcuno ha parlato per une saison en enfer di schizofrenia, di anomia, ovvero appunto di tendenza del soggetto al delirio distruttivo, alla disgregazione dell'unità di sé, di cui attesta d'altronde, se vogliamo, questo linguaggio frammentato, dislocato, anche non grammaticale. Più animata ed è quella che leggerò è da un intento un po' direi comunicativo, è la lettera proemiale della stagione all'inferno, che si può considerare una sorta di manifesto della necessità di distruzione della bellezza platonica, ed è qui per esempio che Bonnefoy si aggancia nella sua distruzione platonica della bellezza e con lei di ogni illusione di bontà. Qui si evoca e leggerò stasera nella traduzione secondo me molto bella di Pierre Lepory
un tempo edenico in cui si viveva in una condizione mistico-fusionale con l'oggetto, una sorta di paradiso terrestre antecedente appunto alla frattura, al peccato, alla dannazione. Il contatto carnale con la bellezza rivela l'inganno, di qui la rivolta contro il mondo e le sue logiche, le sue rappresentazioni. Qui emerge questo aspetto nella figura della fiera, la consapevolezza della pressione che esercita sul soggetto l'animalità, l'animalità, la componente quindi pulsionale, così come una crudeltà rigeneratrice, quella del cattivo sangue, salvatrice, che troveremo tra l'altro dopo in Antonin Artaud, per fare un nome. Ecco, vi leggerò questo, per motivi di tempo, questo diciamo componimento proemiale che in qualche modo ci introduce proprio all'intenzione di tutta la raccolta di Une saison en enfer. Avrei voluto leggervi anche Cattivo sangue o Sangue marcio, come traduce molto efficacemente Pierre Lepory, ma temo di non avere il tempo e quindi mi fermerò a questo componimento. Un tempo, se ben ricordo, la mia vita era un banchetto in cui ogni cuore s'apriva, in cui vini d'ogni sorta grondavano. Una sera ho fatto sedere la bellezza sulle ginocchia e l'ho trovata amara e l'ho insultata. Mi sono armato contro la giustizia, ho preso la fuga, o streghe, o miseria, o rabbia, e a voi che il mio tesoro è stato affidato. Giunsi a scemare dal mio spirito ogni umana speranza. Su ogni gioia, per stringerla alla gola, ho compiuto il balzo sordo della bestia feroce. Ho convocato i carnefici per mordere, morendo, il calcio dei loro fucili. Ho convocato le piaghe per soffocarmi con la sabbia, con il sangue. La sventura è stata il mio Dio. Mi sono steso dentro il fango, mi sono asciugato al vento del delitto e ho fatto qualche bello scherzo alla follia. E la primavera mi ha portato il riso atroce dell'idiota. Ebbene, recentemente, essendomi trovato sul punto di un ultimo crack, ho pensato di riavere la chiave di quell'antico banchetto in cui ritrovare l'appetito. Carità, questa è la chiave. E questa semplice idea dimostra che ho sognato. Resterai iena, eccetera, eccetera, starnazza il demone che mi incoronò di papaveri garbati. Vai alla morte con tutte le tue voglie, col tuo egoismo e con tutti i peccati capitali. Ah, ma ne ho bevuto abbastanza. Eppure, caro Satana, la prego, una pupilla meno stizzita e nell'attesa di qualche piccola ricaduta di viltà, visto che apprezza nello scrittore l'assenza di doti descrittive o istruttive, scelgo per lei qualche osceno foglio d'appunti dal mio quaderno di dannato. Grazie. Grazie davvero a tutti per questa bellissima serata, anche se chiaramente è stata faticosa in qualche modo, perché abbiamo fatto tante cose, ringrazio in particolare tutto lo staff, Stefania Costa, che non so se è ancora presente, tutto lo staff che ci ha assistito, la musica di Nicola Genovese che ci ha accompagnato. È stata una bellissima cosa, veramente. Io ringrazio davvero tutti e spero che rimaniate numerosi per rifocillarci un pochino insieme. Va bene, grazie di nuovo a tutti quanti. Buona serata.